qualcosa mi succeda. È come se fossi la mia prima donna, come se prima di te non avessi amato. Tu sei la mia genesi, prima di te non ricordo di essere stato. Come se, oh regina, dal tuo ventre come un uccello sia fuoriuscito. Dubiti forse di essere parte della mia essenza, che abbia rubato il fuoco dai tuoi occhi e che abbia compiuto la più profonda delle mie rivoluzioni. Oh fior di rosa, rubino, basilico, sultana, ragazza del popolo, l'unica legittima tra tutte le regine. Pesce che nuota nell'acqua della mia vita, luna che sorge ogni sera sulla soglia delle parole. Salve, sono Carmine Perito, sono il presidente dell'Associazione Culturale Artisticamente. Ci troviamo adesso nel Teatro dei Dioscuri al Quirinale, è il terzo anno di una manifestazione culturale artistica che facciamo per le giovani donne. È un evento che ogni anno sta prendendo piede, quindi con l'inizio di 7 governi, il secondo anno sono 20 governi e quest'anno siamo arrivati quasi a 30 governi. In più abbiamo mettuto anche le ragazze, con 100 ragazze artiste. Il nostro intento è veramente aiutare, dare una mano a questi giovani che veramente hanno problemi di esporre, hanno problemi minutamente di pagare dei soldi pure ad esporre, quindi a far fatica insomma, a promuovere l'arte a Roma. Ci va a piacere comunque che partecipa anche l'Iran con Isabella Sadari, che è una ragazza giovanissima ma con un futuro di artista senza dubbio, perché è molto molto brava. Ciao, sono Isabel Solari e faccio parte di questa mostra anch'io. Oggi ho portato un quadro che come vedete si chiama Le 100 vie del buio. E, in questo quadro ho messo tutte le mie sensazioni che provavo, le ho messe in questo quadro. E come vedete c'è il bianco e il nero, che il nero ha rappresentato un periodo un po' triste della mia vita, nel momento in cui l'ho fatto, e poi il bianco comunque mi rappresentava la speranza, e infatti è intitolato Le 100 vie del buio, perché ho preferito scegliere la via della felicità.